Cattamelata a Milano per presentarvi, per farvi raccontare quella che sarà la prossima stagione 2016 per quel che riguarda Peugeot nel motorsport. Tante curiosità, tante notizie, tanti argomenti, ma anche tante preso canale 60 digitale terrestre, 225 Sky, sempre naturalmente Sport Italia. Però come detto non mancano gli ospiti, allora proseguiamo casa qui in Peugeot, vale a dire Eugenio Franzetti. Buonasera Eugenio. Ciao, ciao Filippo, buonasera a tutti. A seguire non me ne vorrai Eugenio, però in questo caso basta soltanto nome e cognome. Paolo Andreucci. Ciao, buonasera. La storia del rally italiano, il pilota più vincente, insomma, non mi racconto nelle testa. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti. Dulcis in fundo, cosa possiamo dire di lui? Peugeot, motorsport, comunicazione, cosa possiamo aggiungere? Ha fatto un altro... Ah no, scherzavo. Carlo Leoni. Buonasera. Ciao Carlo. Ciao. Allora, questa è la platea, insomma, Pogliamati in realtà l'ho menzionato, ma interverrà nella serata, insomma, Andreucci, tanti protagonisti, Peugeot Crew, che sono stati protagonisti. Proiettandoci al 2016, l'avete detto, ok, sarà ovviamente l'argomento centrale il campionato italiano rally, per quel che ci riguarda, però l'anno in avanti, tornare davanti a tutti, ha visto la vittoria dopo tanti anni di Peugeot. E allora eccolo qua, è un video che ci fa rivivere tante emozioni, quello che è successo in pochi secondi nell'ultima da casa. Successo senza tanta definizione, sicuramente è stata una gara importante, una gara decisiva, anche sofferta dal punto di vista sportivo, agonistico per Peugeot, perché è stata ricca di colpi di scena anche per noi. Che abbia vinto anche nello scetticismo di molti, compresi qualcuno sul palco a fianco a me, di cui non faccio nome, che fa il pilota. Però chiariamola questa cosa, chiariamola, dice a Paolo, no? Giuseppe, sì, sì. Giuseppe, sono già intraprendente, così, ma da giovane. Paolo, perché hai scelto? Perché un ruote motrici era nella prima parte che si pensava che fosse anche brutto tempo nel fango, non pensavo fossero così performanti come in realtà sono state. È stata una pochi 5, i 20 minuti, le linee sono passate molto bene. È stata una gara durissima e anche... Prendendo spunto proprio dall'ultimo successo alla Dakar, l'importanza per il brand ovviamente Peugeot del comparto sport a 3. La Dakar lo spiega molto bene. Il motorsport è uno straordinario, anche Peugeot lo fa praticamente da più di 100 anni, perché comunque è un marchio che ha più di 100 anni di storia automobilistica, e l'anno dopo che hanno costruito la prima automobile hanno fatto già una prima prodotto. Cioè la ricerca che si fa in estremo sul motorsport poi comunque a cascata arriva. E appunto la trasformazione in prodotto, passami questo termine, concreta nelle ultime, insomma, si è chiuso il simbolo di quello che stiamo dicendo, cioè l'esperienza del motorsport. Quindi in questi anni abbiamo lavorato con un motore 4 cilindri 1.6 della macchina di Paolo, è lo stesso motore che è arrivato poi di serie su una vettura, anzi su due vetture, la 208 GP by Peugeot Sport, che ha 208 cavalli, e la è poi a portarla su un livello di serie, quindi per tutti. E questo è veramente un modello che spiega bene. Ovviamente però l'attività che andremo in qualche modo a introdurre questa sera riguarda soprattutto Peugeot Italia. Vorrei aggiungere una cosa, perché parliamo qua, ovviamente stasera parliamo di attività ufficiale, parliamo di Giuseppe, parliamo di Paolo, ma i numeri sono a gara in crescita del 7% rispetto all'anno precedente, quindi una disciplina che poi fa un po' fatica, perché comunque chi vuol correre cerca di correre. Eccoci qua, ci siamo spostati nella zona auto, le vedete ancora coperte, tra qualche istante toglieremo i veli. Eugenio Franzetti, sono tutti schierati, sì. Mancano solo R2 e D16. Sì, beh, un momento emozionante come sempre, comincia una nuova stagione, quindi comincia anzitutto scoprendo le livree, perché ogni anno cambiano, e anche questo è uno strumento di comunicazione, per cui partiamo con la musica. Io chiederò a Giuseppe e a Daniele di scoprire la loro 208 R2 stagione 2016 Peugeot Rally Junior Team. Prego ragazzi. Eccola qua. Eccola qua. Grazie. Grazie. Come vedete riprende quello che è un tratto ormai tipico delle vetture sportive Peugeot, con il V-Franche, con la bandiera italiana e i nostri colori ai quali siamo sempre molto affezionati. A questo punto, Paolo e Anna, a voi 208T
T16, categoria R5, 2016, italiano assoluto. Grazie, eccole qua, le due nuove nostre armi per affrontare il campione italiano Rally 2016. Bellissimo, insomma, un grande applauso. Siamo davvero in chiusura, le macchine rimarranno ovviamente qua per i pochi fortunatissimi che sono intervenuti e che naturalmente potranno continuare a fotografare, a ammirarle, a studiarle. Io ringrazio Daniele Mangiarotti, facciamo parlare la prossima volta. In bocca al lupo a te e a Giuseppe Testa per questa nuova avventura. Grazie, in bocca al lupo a Nanna Andreucci e Paolo Andreucci. Grazie naturalmente a Carlo Leoni che si è defilato giustamente, insomma si ispira dall'alto, e grazie a Genio Franzetti. Grazie a voi, arrivederci a tutti. E ringraziamento anche a chi ci ha seguito da casa, a chi ha seguito questo speciale Sì Motori dedicato a Peugeot Competition 2016. Continuiamo a immortalare appunto le vetture. Io ringrazio ovviamente anche i tecnici che ci hanno coordinato, ma non solo, insomma Antonio Picco e tutti quanti gli altri, la programmazione di Sport Italia ovviamente, il direttore Michele Criscitiello, grande direttore, Monday Night, mi raccomando, direttore Frattamento, di cui però non parliamo. E allora dal sottoscritto non rimane davvero che augurarvi un buon proseguimento di serata, oltre che naturalmente in compagnia di Michele Criscitiello e il suo Monday Night, anche naturalmente in compagnia della programmazione firmata Sport Italia. Grazie e buona serata. Buona. Grazie a tutti della pazienza. Se volete... aspettate, se volete... Andiamo alla sessione domande. Costante, proprio domande. Pronti? Porta bene? Guardati i vinotti, portano bene.